Entropy Fest 2017 in diretta dal Luppolo di Roletto. Siamo qua a intervistare il terzo gruppo che ha suonato questa sera al finalissima, fississimissimissima dei pezzi originali. Abbiamo con noi i Rhinon! Dunque, facciamo una panoramica velocissimissimissima su questo gruppo. Nome e strumento. Luca, chitarra. Eric, voce. Doris, chitarra. Paolo, basso. Ruben, batteria. Paolo Basso è un po'... Paolo Basso è il più alto, vabbè. Quindi, allora, Entropy Fest 2017, Ride On, voi fate una sorta di hard rock influenzato da altre varie contaminazioni, oppure proprio hard rock punk? No, è indefinibile, speriamo. È hard rock di base, ma poi, come diciamo sempre, c'è un... interagire di tutti i nostri gusti, i nostri sapori, i nostri trascorsi musicali, per cui converge poi tutto nel progetto e da lì esce quello che esce, che un hard rock come esce. Esatto, un nuovo Rhydon. Esatto, un nuovo genere. Altre cose, progetti, cose che state costruendo, cose già uscite, un po' di storia di voi, diciamo, quello sì. Che avete fatto, quello che state facendo. Volentieri. Parlo io, bene? Vai, Eric. Ci siamo formati qualche anno fa, ne è ormai lontano, 2011, yeah. Circa 6 anni fa, yeah. Vari avvicendamenti all'interno della band per quanto riguarda i componenti, dopodiché abbiamo trovato questa formazione fissa, abbiamo registrato un paio d'anni fa il primo disco che si intitola Life, appena uscito abbiamo fatto un tour promozionale che è andato molto bene, un buon riscontro da parte del pubblico, non soltanto in Piemonte, Lombardia, siamo scesi anche, abbiamo barcato anche il confine una volta, Liguria, è stato tutto molto divertente e abbiamo continuato a portare avanti la nostra passione. Adesso abbiamo tantissimo materiale che abbiamo scritto mentre eravamo in viaggio, mentre eravamo per i fatti nostri, e come al solito portiamo tutto in sala, mettiamo nel mixer e da lì lavoriamo finché non tiriamo fuori qualcosa che ci soddisfi appieno. Abbiamo una buona quantità di materiale e adesso stiamo iniziando la registrazione del secondo disco. Bene, bene, quindi aspettiamo anche quello, ovviamente. Grazie. E probabilmente appunto dal vostro primo lavoro estrapoleremo, penso, una traccia che andrà a far parte poi dello speciale Entropy Fest di Pinerocco Web Radio martedì prossimo, okay. Dalle 9 wow. In poi faremo questo piccolo speciale. Viva. Avremo anche come ospite Mattia Cosapona dalla Black Swan, parleremo un pochino di tutto quello che è successo. Grande, quindi grande, faremo grande. Ascoltare un pezzo per ogni finalista, quindi 6 pezzi in tutto. Parleremo un po' di tutto, parleremo anche di voi, quindi andremo a strapolare un po' di cose, un po' di cose così, quindi anche se poi parteciperete anche alla diretta, scrivete qualcosa, sì. Assolutamente sì. Ci fa piacere. Altra cosa, ultima domanda, impressioni, come vi siete trovati, il cammino all'Entropy Fest, com'è andata, aspettative, tutto qua. Spettacolo, organizzazione meravigliosa, Douglas fantastico, Luppolo Saloon fantastico, il proprietario, le ragazze, che dire, ci siamo trovati bene, come a casa. Sono purtroppo poche le realtà di sì, queste. Sì, poche manifestazioni ne andrebbero fatte di più, perché è stato un bel collante anche con ragazzi che non conoscevamo. Insomma, la classica cosa è che la musica unisce, vero? Sì, sì, sì. Assolutamente. Sì, che ben vengano. Che è una cosa, come dicevo appunto anche con i ragazzi un po' prima, che fortunatamente stiamo notando che nel Pinerolo si sta muovendo qualcosa. Si esplode stranamente, perché appunto dice voi, tanti anni fa non si poteva suonare neanche per sbaglio. Ed era solo discoteche, serate discoteche, sì, vero, una volta tamarri, spazi, sì, era una cosa orrenda. Adesso invece pare che si è invertito tutto quanto. Rock and roll. Pinerolo è diventata così. Diciamo che parlare. Pinerolo, capitale del rock 2017 in Piemonte, assolutamente. Nashville ce la possono succare. Assolutamente. Se mi faccio protetta. Ma sì, però bambini e bambine, ma anche a voi mammine, ciao a tutte. Ok, un ringraziamento ancora a Ride On. Grazie. Grazie. Ride Man On, il nostro sito per restare in nostra compagnia anche alla fine. Mettete del un bel like. E via. Piacizzateli. Un saluto a tutti, Pinerock, Pinerock Web Radio, The Rock Show. Alla prossima.